Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast. Il podcast riguarda il format esperienze paranormali vere dei miei iscritti. In questo caso lo faccio io in formato podcast. Allora, l'esperienza è del nostro iscritto Francesco Ippolito. E veniamo al dunque. Allora, nell'agosto del 1980, intorno alla mezzanotte, mi trovavo in macchina, una Fiat 127 azzurra, seduto sul sedile posteriore con mia zia alla guida e mia nonna accanto a lei. Mentre procedevamo verso Ragusa, provenienti da una campagna vicino, Marina di Ragusa, non appena giunti nei pressi di Villa Fortunio, siamo stati all'improvviso quasi abbagliati da una specie di faro giallastro. E subito dopo abbiamo visto nella campagna circostante, sulla sinistra, una grande sfera variopinta e tutta illuminata, fluttuare a pochi metri da terra. Tutti e tre abbiamo visto la scena molto chiaramente, compresa mia nonna, che all'epoca era quasi cieca. Mia zia, che guidava presa dallo spavento, ha subito accelerato, allontanandosi immediatamente dal luogo della misteriosa apparizione. Io non dimenticherò mai quella notte e ho pensato che forse poteva trattarsi di un UFO. Però, parlandone qualche anno fa con una persona sensitiva ed esperta di queste cose, ho saputo che poteva trattarsi anche di fantasmi, in quanto queste entità possono manifestarsi sotto forma di sfere luminose, e in special modo nei pressi di luoghi antichi e vissuti. E qui finisce la storia di esperienza vera di Francesco Ippolito. Beh, che possiamo dire? Per me sì, per me come disse questa sensitiva, per me si tratta di fantasmi, non di UFO. Perché non lo so, gli UFO anche se sì, si vedono le varie luci, le varie cose, no? Tutti i video di esperienze di persone che hanno vissuto questa cosa degli UFO, ma per me si tratta più di globi luminosi, come si dice in gergo tecnico, in questo caso. Pure io penso benissimo che sia una cosa del genere, perché i fantasmi si presentano in questi luoghi abbandonati, un po' oscuri. Forse questa presenza, forse questa entità voleva farsi vedere. Voleva manifestarsi per, non lo so, forse per dire qualcosa. Forse per chiedere aiuto. E ovviamente la zia di Francesco, beh, chiunque penso, dopo lo spavento iniziale, abbia preso la corsa e la via a scappare. E penso che chiunque l'avrebbe fatto. A meno che i più coraggiosi non. Beh, penso che si sarebbero fermati. E penso che anche Francesco, scommetto. Se fosse stato per te, Francesco, ti saresti fermato. E ti saresti messo a guardare, eppure forse anche a comunicare con questa entità, chi lo sa. Ci rimane questo dubbio, e soprattutto a te che hai vissuto questa esperienza. Beh, che possiamo dire da questa esperienza di Francesco? Voglio sapere anche voi la vostra, se sia stato un'entità, uno spirito, oppure una manifestazione più scientifica di UFO in questo caso. Spero, Francesco, che ti abbia fatto piacere che io sia stata a raccontare questa storia. E come ho detto prima, mi raccomando, fatemi sapere nei vostri commenti se è interessante, se è stata interessante questa esperienza di Francesco, e ditemi la vostra, cosa ne pensate. E non dimenticate, se avete una vostra esperienza paranormale, scrivetemi qui sotto nei commenti e io la leggerò. Un saluto a tutti, un bacione a tutti e alla prossima storia vera paranormale dei nostri iscritti. Ciao a tutti e ciao Francesco. E soprattutto grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza paranormale. Ciao a tutti, alla prossima!